Sarà un altro lungo weekend in Serie B, un'altra altalena di emozioni formato cadetteria, già partita con il successo del Foggia sulla Cremonese e che si concluderà con il classico Monday Night tra Verona e Pescara. Nel mezzo, emozioni di Calabria a tinte rosso-blu, colori ufficiali del Cosenza e del Crotone. Il primo, reduce dal poker incassato alla Spezia, scenderà in campo oggi alle 18 contro il Benevento. Per Baez, una delle pretendenti al salto di categoria, ma non una gara impossibile. Fino ad oggi nessuna squadra ci ha messo sotto, però Benevento sappiamo che è una squadra che è fatta bene, loro hanno creato una squadra per andare in A ancora e quindi hanno buoni giocatori, sarà dura, molto dura, però noi sappiamo che crediamo anche noi che sì, facciamo una partita 100% concentrati e stiamo sul pezzo tutta la partita, possiamo prendere i 3 punti, però dipende solo da noi. E dalla sfida del Marulla a quella dell'uscita di Crotone, dove il gruppo di Oddo attenderà il Venezia, ad oggi una contendente diretta per la salvezza in una gara che, di fatto, segnerà gran parte del futuro del club pitagorico, partito con ben altri progetti. Io credo che in tutte le partite abbiamo fatto col mister abbiamo sempre meritato ai punti la vittoria. Il problema è che non si vince ai punti, ma si vince facendo un gol più degli altri. E dobbiamo la cosa che mi fa stare un po' più sereno è il fatto che credo nella squadra, credo nel lavoro che stiamo facendo. I risultati in questo momento dicono nettamente il contrario, ma fa parte dell'andamento di un campionato e noi dobbiamo essere bravi e forti in questo momento, proseguire per la nostra strada, cercando di limare quelli che sono i nostri difetti. Alessio Buonpasso per la CNews 24.